Ciao a tutti! Video acquisti. Uno è un ordine online e alcune cose che ho acquistato da Acquestapone. Sono un paio di volte in cui non ci sono da Acquestapone delle offerte che mi intrighino o che mi interessino rispetto ai prodotti che normalmente utilizzo, magari qualcosa nuovo di make-up uscito che mi intrighi così tanto, quindi non ho acquistato nulla in questo periodo. Sono andata perché mi servivano alcune cose, infatti vedrete che sono tutte cose utili, cioè non comprate così tanto per. La prima cosa che vi volevo menzionare, perché mi viene chiesto sempre, 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 sempre che tinta uso. Già ve l'ho fatta vedere diverse volte e sono sicura di aver risposto qua a tutti quello che me lo chiedono comunque nei commenti. La tinta che io uso da ormai diverso tempo a questa parte è della L'Oreal. È la L'Oreal Prodigy, la 10.0 Perla Biondo Chiarissimo Platino, che come vedete è comunque un colore caldo, perché quando si legge biondo chiarissimo platino si pensa a qualcosa di un po' più freddo, e invece su di me resta un colore un po' un biondo caldo ma non troppo, che mi piace moltissimo, che trovo che sia molto bene comunque con i miei colori, col mio incarnato, con i miei occhi e tutto il resto. Quindi ecco, questo è per rispondere all'inizio del video, così magari tante persone lo vedono, alla fatidica domanda che tinta utilizzo. Perché ve la faccio vedere? L'ho ricomprata appunto nell'ultimo giro da Acquestapone e da me hanno ribassato il prezzo. È sempre costata 9,90 da Acquestapone, adesso proprio non è in offerta, è proprio cambiato il prezzo e sta a 7,90, che sono 2 euro di meno. Queste della L'Oreal in genere sono quelle un po' più costose. Però devo essere sincera, io ho provato anche altre cose più economiche, i biondi a me non mi sono mai piaciuti, mi è sempre venuto fuori un colore che no. Andando avanti, mi sono andata a riprendere il deodorante e ho ripreso questo di Natura Amica. Mi piace sia questo che quello dei Provenzali Bio, e questo qui il solito, questo è quello al talco, che quello all'aloe dei Provenzali Bio appunto, però era rimasta l'ultima confezione col tappo rotto e quindi ho detto ok, mi riprendo lui. Sapete che anche io, come alcune di voi, ho avuto problemi con l'erogatore, l'ultima confezione non mi ha dato problemi. Altresì è un po' un terno all'otto, conservo sempre uno spruzzino a parte, se mi succede qualche cosa come mi era successo, insomma lo travaso, cerco di sbloccarlo con l'acqua calda se ci si riesce, ma non sempre ci si riesce. Mi trovo bene con questo, quindi continuo a riprendere questo, c'ha questo inghippo ma ci passo sopra perché, ripeto, essendo anche un soggetto allergico, ripeto perché ve l'ho detto in altri video che ho registrato oggi, trovare un deodorante che mi fa effetto e che non mi dà nessun tipo di problema per me è fondamentale, quindi insomma lo riprendo perché sto sicura. Poi ho preso perché invece era in promozione, l'avevo appena finito, il detergente bifase ultra rapido viso e occhi della Venus speciale trucco waterproof con acqua virginiana decongestionante, cioè questo qui che io uso per gli occhi solamente, non lo passo sul viso, quando uso le micellari che non sono bifase come quella della Garnier con cui faccio tutto e pace, invece quando utilizzo altre perché ce ne ho diverse stipate da dover utilizzare per gli occhi utilizzo sempre il bifasico perché non mi va di stare a sfregare troppo sugli occhi ad aspettare. Poi alcuni mascara non sono waterproof ma sono piuttosto consistenti e un po' ostici da togliere, quindi preferisco non stressare troppo la zona degli occhi e utilizzare un bifasico e fare subito, e questo devo dire è buono perché a me non dà fastidio agli occhi. Non è detto che non dia fastidio anche a voi, perché con i prodotti sento che tante volte alcune di voi mi dicono che hanno problemi di bruciore oppure mi consigliate prodotti che io invece non posso utilizzare perché mi hanno bruciato, mi davano fastidio agli occhi, insomma dipende un po' dalle proprie intolleranze, non so come dire. Mi serviva una crema giorno perché quelle che sto usando, perché ne sto usando due in questo momento che sto portando a termine entrambe, e volevo prendere qualcosa di non troppo pesante. Ho deciso di provare questa della Caloderma.
che è di origine naturale al 95%, pelle normale, sensibile, lenitiva, crema da giorno con ingredienti vegetali e vitamina E. Crema idratante viso è stata pensata appositamente per garantire una potente idratazione e per combattere le principali cause di invecchiamento prematuro della pelle, per garantire il massimo rispetto cutaneo anche per le pelli più delicate e sensibili. La nuova formula, perché questa è una nuova formula di questa crema, di Caloderma, crema idratante senza coloranti, parabeni, siliconi e senza oli minerali. Parlava anche appunto di questo filtro da qualche parte: c'è burro di karité, olio di macadamia, aloe vera, vitamina E e filtro UV fisico. Aiuta a proteggere dagli effetti nocivi dei raggi solari, schermando la pelle. È un tubetto da 75 ml che ho pagato intanto sui 4, non era in offerta, sui 4 euro e qualcosa. Questo tubetto qui, questo qui in offerta mi pare di averlo comprato a 2,90 se non erro. E questo qui sui 4 euro, meno di 5 euro sicuro, sono 75 ml. E vedremo, non la comincerò subito, non si vede niente. Questo è dietro, questo è davanti, comunque questa qui. È abbastanza asciutta perché l'ho provata anche sul dorso della mano, e non fa scia, si asciuga velocemente e rimane bella asciutta, quindi penso che mi vada piuttosto bene anche per quanto riguarda il trucco, cioè truccarmi subito dopo averla messa, perché certe volte a me aspettare che si asciughi la crema, insomma, non è che mi aggradi tantissimo. Poi una maschera che mi è arrivata in coda, tutte quelle che vi ho fatto vedere nel video haul di eBay, che vi lascio in descrizione se lo volete andare a vedere se non l'avete visto, è questa qui della BioAqua. Oltre a quelle maschere che avete visto, avevo preso singolarmente anche questa, che ho pagato 1 euro. Se ritrovo il venditore e tutto quanto, ve lo lascio sempre in descrizione. Ed è quella all'acido ialuronico. Ialuronico, Simona, ce la puoi fare? Ok. Cioè, hanno queste confezioni che sono una roba spettacolare. Spettacolare. Ce ne sono di vari tipi e questa non vi so dire ancora niente, perché appunto è l'unica che ho di questa marca della BioAqua e ancora non l'ho provata perché ve la volevo far vedere così confezionata. Vi ripeto, vi lascerò il link in descrizione. L'ho presa da un venditore eBay, ci ha messo più di un mese ad arrivare, ovviamente. Questo ve lo dico subito. Poi ho fatto un ordine da Ecoverde perché mi servivano diverse cose per andare a sostituire un prodotto che è stato uno sfacelo. E c'è anche una novità che non potevo assolutamente non prendere, e adesso vi spiego tutto. Allora, la prima cosa, ho ripreso, perché mi serviva appunto, il detergente cremoso viso, ed ho ripreso quello della Nonic, questo qui, che già vi ho fatto vedere nei prodotti finiti di un po' di tempo fa. La Nonic è una marca tedesca, 100% senza PEG, paraffina, insomma, vabbè, un sacco di roba. E la confezione esterna è cambiata, la confezione interna è sempre la stessa. Chissà che abbiano migliorato il tappo, ancora non l'ho mai aperta. Sono 100 ml e vi lascerò in descrizione i prezzi di queste cose perché non me li ricordo e credo non ci sia la fattura all'interno del pacco. Però mi pare che costi tra i 4 e i 5 euro. La Nonic ha dei prezzi assolutamente tranquilli, insomma, non è costosa. Sempre della Nonic ho voluto prendere, indovinate, la crema notte, che è quella che avevo, l'ho dovuta regalare causa allergia, e quindi non avevo più la crema notte. Ho preso questa della Nonic da 50 ml. Stessa cosa è l'anti-age come il detergente viso, infatti vedete che la confezione è praticamente la stessa, e anche di questa vi farò sapere. Questa la metterò in uso subito perché non ce l'ho, quindi questa la metterò in uso subito. Ho voluto riprendere una cosa che ho già usato, presa proprio da Ecoverde un bel po' di tempo fa, ed è il tonico all'acqua di rose dell'HD. Mi sembra che rispetto a quello che presi io la confezione è diminuita, non lo so, boh, mi sembra più piccolina, mi ricordavo un flaconcione. Qui c'è l'erogatore con lo spruzzino, andate a levare il tappo e infilate lui. Mi ci sono trovata benissimo, ha un odore
che non mi aggrada molto perché io non amo molto le profumazioni alla rosa, ma ci passo sopra perché come tonico è uno dei migliori che abbia mai usato. Sono 210 ml, questo mi sembra che costi 10 euro, 9,90, 9,99, una roba così, però dura davvero tanto perché io lo uso unicamente vaporizzandolo sul viso dopo averlo deterso e prima di mettere la crema ovviamente. È un ottimo, ottimo prodotto, io con questo mi sono trovata benissimo, quindi già so. Poi, che cosa è accaduto? Vi ho fatto il video sui prodotti per capelli in cui vi ho fatto vedere gli shampoo che mi piacciono di più in assoluto, due sono di Lavera. Quando sono andata sul sito di Ecoverde per fare questo ordine, mi sono resa conto che quello alla mandorla e a mamelide bio non c'era nella gamma dei prodotti disponibili, però in genere, anche qualora non fosse disponibile a magazzino, non levano la scheda prodotto, vi dicono che in quel momento non si può acquistare, invece non c'era proprio. Mi è venuto il dubbio, sono andata sul sito della Lavera e mi sono accorta che la gamma degli shampoo era totalmente nuova. A distanza di qualche giorno da quando io ho fatto il video in cui vi dicevo: ma voi sapete qualcosa? Perché ho il dubbio che stia cambiando qualcosa per quanto riguarda gli shampoo della Lavera. Oltretutto, quello alla mandorla e alla mamelide è un po' datato, è uno dei primi forse loro. Sono usciti sul sito di Ecoverde i nuovi shampoo. Gli altri si trovano ancora, quella alla mela c'è ancora, anche altri che ho già utilizzato, però ho detto vabbè, che fai, non lo provi uno nuovo, proviamolo, e quindi l'ho infilato nell'ordine. Costa sempre 3,99 euro, ma le nuove confezioni, io ho preso questa che è per capelli colorati, questo qui, e le nuove confezioni sono da 250 ml, mentre le vecchie sono da 200, tranne in alcuni momenti in cui hanno fatto delle confezioni da 250 ml, ma erano delle promo. Se no, sono 200 ml e costano sempre, mi pare, 3,99 euro o 3,95 euro, comunque poco meno di 4 euro. Il balsamo è la stessa cosa, perché ogni linea di shampoo ha il suo balsamo abbinato che io non ho preso, e sono 50 ml di più. Prima erano 100 ml, adesso sono 150 e il prezzo è sempre lo stesso. Non so se andranno a sostituire completamente la gamma, anche perché comunque le tipologie sono diverse, cioè questa è per capelli colorati e le altre che ho visto sono quasi tutte per capelli comunque danneggiati o che hanno bisogno di estrema idratazione. Ce n'è uno solo per capelli fini, sottili, privi di volume, ma non era disponibile. Mi sembra che c'era scritto che sarebbe arrivato a novembre. E insomma, questo è quanto. Io ho voluto prenderlo perché sapete la mia curiosità e poi perché sapete che mi sono trovata fondamentalmente sempre bene con i loro shampoo, con alcuni di più, e sono quelli appunto che vi ho citato, e vedremo come andrà. Ho deciso di prendere questo perché tra quelli disponibili mi sembrava quello più adatto per me, capelli colorati. Ho detto vediamo, vediamo che succede. Questo è tutto quello che ho acquistato, quindi vedete cose utili che mi servivano, questa novità, ma. Ah, adesso anche sul sito, non so se, perché io non facevo un ordine da tanto tempo, vi fanno scegliere degli omaggi e io ho scelto due campioncini della Donsolia Toscana. Ho preso questi due qui perché mi sembravano quelli che potessero essere più interessanti per me. C'erano anche altre cose e prima di chiudere il carrello vi ricordo insomma di andare a scegliere in quello che c'è a disposizione, non è che ci sia sto granché, è un po' come Sephora per intenderci, no? Che mettete un paio di cose nel carrello e quindi mi sono arrivati questi due, così per dirvi. Questo è tutto per questo giro, altro giro, altra bambolina, ci vediamo alla prossima, vi saluto, vi abbraccio, vi bacio.